che si facesse un campionato come questo, che va, è organizzato su diverse gare a cadenza quindicinale o mensile a seconda delle esigenze delle varie località. Prima si facevano degli avvenimenti che duravano una giornata, facevano delle classifiche in questo genere. Questa è effettivamente una realtà che io mi auguro possa continuare e avere un successo, perché da questo possono nascere altre cose, altri avvenimenti sportivi sull'automobilismo che all'ACSI interessa moltissimo. Ecco, io sono anche membro di direzione nazionale e quindi la mia intenzione è fra quest'anno un anno di prova, l'anno prossimo vedremo di coagularlo bene, di far sì che le manifestazioni forse non abbiano neanche quelle screpanze che possono avere in fase embrionale, e dopodiché vedremo di fare solo un campionato nazionale. Ecco. Qual è lo spirito di queste gare? Ma lo spirito di queste gare rientra nell'attività sportiva che il nostro ente, l'ACSI, l'Associazione dei Centri Sportivi Italiani, come dicevo, fa, segue una tipologia di sport variegata, dal ciclismo al nuoto, al motociclismo, alle auto, all'equitazione, al calcio. E questa esigenza è nata forse anche dal fatto che ci sono tanti piloti che forse trovano difficoltà con l'Oxai a fare certe attività, per via dei costi, per cui si appoggiano agli enti di promozione sportiva, come il nostro e come ce ne sono altri, che hanno magari altre peculiarità, chi fa l'equitazione di più, chi fa più ciclismo, chi fa più, posso dire, karate, via dicendo. Noi abbiamo optato anche su questo settore, in quanto abbiamo trovato Riccardo Romanin, che è effettivamente un organizzatore di altissimo livello, e spero che i risultati che ne vengono fuori siano risultati positivi. Ecco. Secondo lei come avvicinare i giovani a queste gare, a questi slalom? Ecco, innanzitutto riducendo i costi sia di iscrizione, di patentini e via dicendo, e soprattutto dare la possibilità a questi giovani di avere la possibilità di avere l'utilizzo di macchine a dei costi accessibili, cosa che nei rally ormai al giorno d'oggi i costi sono altissimi. Ecco, poi. La sicurezza e la burocrazia secondo lei rallentano molto proprio l'incremento di questo sport? La sicurezza di questo sport secondo me è già ad un ottimo livello, perché qui se non hai visite mediche sportive che ti autorizzano a fare questa attività, già non la fai. Se tu già non hai effettuato delle prove, sono dei patentini di idoneità alla guida sportiva, già non le puoi fare. Pensate che ci sono degli sport dove i ragazzi, piuttosto che andarsi a fare una visita sportiva agonistica, sotto sforzo, che può salvare la loro vita, questo non lo fanno. Preferiscono farsi la partita di calcetto e poi andarsi a mangiare la pizza, spendere 30 euro lì e non spendere 40 in una visita sanitaria da un medico al centro sportivo dello sport, che ti costa 45 euro ma ti dà la sicurezza almeno per tutto l'anno. Io sono contento di questo avvenimento, devo ringraziare Riccardo Romanin, il suo staff, l'ACSI e il comune di Alpetti e di Sparone. Ma io ritengo che queste realtà qui siano interessanti soprattutto per far sì che la gente si muova e venga a vedere queste realtà, questi avvenimenti, portando il turismo, microturismo, ma che comunque in queste piccole realtà possono essere interessanti. In questa gara? Mi sono trovato bene, la strada era un po' sporca all'inizio a causa delle piogge che ci sono state, però pian piano si è pulita col passaggio delle macchine e ho preso un primo come autostradali e un secondo come assoluto e un'altra sembra autostradali. Quale difficoltà hai trovato a fare questa gara? La sabbia, l'asfalto sporco. I birilli, queste cose qua ti hanno creato problemi? No, fa parte del gioco. La tua macchina la usi per la prima volta o ce l'hai da parecchio? Come ti trovi? Mi trovo bene, ce l'ho da 2 anni, un'auto molto leggera e performante. Fai solo gare di questo tipo o fai anche rally su strada? No, non faccio rally, vado a girare nei circuiti, saltuariamente. Quindi sei un pilota provetto? No, un pilota della domenica come oggi, che è domenica. Beh, per 3 coppe domenica va bene. Sì, va bene. Le difficoltà che hai trovato? L'asfalto era un po'
po' particolare, non era molto pulito, qualche buco, e poi la gara era molto lunga, quindi difficile da ricordare da cima a fondo con tutte le varie birillate e tornanti. Secondo te in queste gare c'è più gusto della competizione o del divertimento? Secondo me bisogna mettere tutte e due le cose insieme, perché altrimenti non si trova la giusta soddisfazione a correre. Bisogna avere il divertimento, si viene per divertimento e poi si viene anche per la competizione, perché d'altronde è quello che abbiamo dentro che ci dà la forza. Cosa si prova a vincere una gara? Una grossa soddisfazione, perché quando vinci una gara del genere con la tua macchina costruita in casa e tutto, è una bella emozione, cioè è una grossa soddisfazione. Nonostante un piccolo imprevisto nel primo passaggio, il resto è andato bene. È stato molto imprevisto, che non me l'aspettavo proprio. Purtroppo sono cose che succedono a chi fa questo, non diciamo lavoro, ma questa passione. Però sei riuscito a controllare bene il tutto? Andata bene, magari forse c'è anche qualcuno che ti tiene la mano, perché a volte non è tutta l'esperienza o cosa, c'è qualcuno che ti tiene la mano e dice questo momento va bene così. La gara com'è andata, a parte questa cosa? È andata bene. Ti è andata? Sì, andata benissimo, a parte l'asfalto che purtroppo è un po' sconnesso, ma comunque in linea di massima va bene, ecco. Si fa più per il gusto della competizione o per il gusto del divertimento? Io la faccio solo più come divertimento. Il gusto della competizione l'ho già fatto anni fa e non mi interessa più, diciamo, la competizione. Poi chiaramente quando sei lì ci metti tutto, però non voglio solo più divertirmi e basta.